Con Roberto Sampognano che oggi ha invitato molte rappresentanze, dalle rappresentanze associative a quelle politiche, amministrative ma anche commerciali, per parlare del futuro di Termini Imerese. Come è andata questa convegno? Allora, sostanzialmente non mi aspettavo questa partecipazione soprattutto di tutte queste categorie e poi anche una partecipazione anche nel costruire qualcosa di positivo per Termini. Certo, ci sono delle cose che bisogna valutarle e bisogna soppesarle. Infatti ci siamo prefissati di riuscire a organizzare un altro incontro o quantomeno formalizzare un incontro fra delle associazioni in modo più ristretto insieme al sindaco, e infatti porterò questa istanza al sindaco affinché si realizzi questo tavolo di confronto in modo tale che appunto si parli, e sempre più spesso se ne parli, di come poter risollevare Termini e quindi affrontare la crisi, non precludendo il fatto che comunque noi abbiamo una vicenda Fiat che deve avere un suo esito e quindi deve avere un suo epilogo. Spero che sia un epilogo positivo e che rimetta in gioco di nuovo le persone che in questo momento hanno una professionalità acquisita negli anni e che non dobbiamo sicuramente perdere, e che comunque si possa sviluppare anche qualcosa. Se non ci riusciamo con l'automotive come si paventa entro fine dicembre, ma che anche di qualcosa di metalmeccanico anche sui trattori, anche su altre costruzioni metalmeccaniche, altri sistemi. Si parlava di motori a scoppio su una trasmissione infedele dove si diceva appunto che la Volkswagen prendeva spunto dai motori a scoppio per fare riscaldamenti all'interno degli edifici. Questo, diciamo, ci sono tanti possibili sviluppi in cui la manodopera metalmeccanica può essere ancora utilizzata e può essere diciamo, mantenuta. Ma certo l'assistenzialismo, da quello che è venuto fuori, è una cosa che deve essere bandita. Poco fa hai detto sei soddisfatto per la presenza e per gli interventi del convegno, ma per quanto riguarda proprio la fattività del progetto che hai illustrato, ma anche delle idee che sono venute fuori, sulla fattibilità sei soddisfatto? Vedi margini effettivamente di possibilità di realizzazione, oppure restano comunque chiacchiere o discussioni comunque molto belle, molto importanti, però restano solo parole? Perché mi è sembrato di intuire, anche da quello che ha detto il sindaco Burrafato, non facciamoci troppe illusioni, ecco, le decisioni si prendono a Palazzo Chigi. No, è giusto che questo sia così e le decisioni devono essere prese nelle sedi istituzionali proprie, e quindi non dico che dobbiamo metterci noi a scalzare le amministrazioni pubbliche. Ma è chiaro che dalla base, dalla società civile, deve arrivare un messaggio. Questo messaggio deve essere valutato nella sua interezza e nel suo spirito, perché è vero, ci saranno difficoltà economiche, di reperimento di fondi, di altre situazioni, però è chiaro che questo deve essere preso in considerazione se comunque una base propone un certo tipo di sviluppo, un certo tipo di argomentazione. Sulla fattibilità è una cosa molto difficile, che è difficile a prevedere. Bisogna vedere intanto se c'è una continuazione di questo progetto, nel senso di questi incontri che fanno sì che possono dare valore a un'idea. Poi stabilire l'idea e poi portarla avanti. Quindi è un processo che materialmente ha bisogno dei suoi tempi e delle sue condivisioni ad ampio raggio, sempre dico io. Questo è quello che penso della... Grazie.